Devi promettermi che non lo dirai a nessuno. Tu sei l'unica persona che lo sa. Mi rendo conto che dovrei dirlo a tutti, anche a Clay. Ma in fondo che cosa dovrei dire? Che sarò io la causa della nostra rovina. Se sapessero quello che il futuro potrebbe riservarci, mi guarderebbero diversamente. Avrebbero paura di me. Questa specie di premonizione mi terrorizza, mi fa dubitare di me stessa. Ho paura che un giorno finirò per radere tutto al suolo. Dimmi ora che lo sai, quando mi guardi, che cosa vedi? Vedi ancora questa faccia? O quella ricoperta di sangue? Riesci a dimenticarla? Io sono tuo padre. Da anni sono sulle tracce di un solitario russo molto pericoloso, Sasha Antonov. Finché non vivrai la trasformazione non saprai proprio niente. La nuova forza che avrai, i sensi amplificati. Dovrai padroneggiare tutte queste cose. Dureresti un giorno là fuori da solo. Se Roman scoprisse che hai il mio sangue nelle tue vene, il sangue degli Antonov non si fermerà finché non ti avrà uccisa. Vuole eliminare ogni mia traccia. Ho capito che essere un poliziotto non fa per me. È l'unico modo per proteggere la nostra specie. Gli umani non devono scoprire il nostro segreto. È un rischio troppo grande. 30 anni fa giravano voci su una bambina, la figlia di Sasha. Sono 30 anni che fuggo dalla verità dopo aver causato la morte di tua madre. L'hai uccisa! Non poteva vivere dopo quello che hai fatto. L'hai mostrato quello che sei. Tua madre era mia sorella, la figlia di Roma. Alexi dovrà affrontare una delle esperienze più dolorose e terrificanti della sua vita. Mi occupo io di lei, va con Sasha. Jeremy è concentrato su questioni più grandi e non sono d'accordo con le sue decisioni. Porta Katia lontano da Stoneheaven, in un posto sicuro. Penso che i russi la stiano cercando. Ehi, stai bene? Che è successo? Cosa hai ucciso? Era un lupo. Alexi, questo è sangue umano.